del percorso, ovviamente no, è nell'ambito del percorso di ratifica del Trattato del Quirinale. Noi abbiamo deciso, data la consistenza e la qualità di questo trattato, che è un trattato, diciamo, di spessore molto più grande dei consueti trattati che vengono ratificati, di prima dell'andare ai voti di ratifica, di avere l'audizione dei principali ministri sui principali capitoli del trattato stesso. E quindi abbiamo inserito ovviamente l'audizione del ministro Cingolani, perché la questione energetica è una delle questioni più delicate, tra l'altro anche in presenza di diversi sistemi energetici tra Italia e Francia. Segnalo in particolare il tema del nucleare, che ovviamente è una delle cose che distingue i nostri due sistemi energetici. Io non credo di approfittare, ma lo faccio, siccome è qui il ministro Cingolani, se, diciamo, dopo aver esposto le questioni relative al trattato, vuole, sia pure succintamente, dirci qualcosa circa la situazione energetica conseguente al conflitto russo-ucraino, è un'occasione, no, per avere un aggiornamento, sia pure succinto, poi potremo tornarci naturalmente. Grazie Ministro, a lei la parola. Presidente, onorevoli, grazie per l'opportunità. Io vi riporterò tutte le iniziative che riguardano, nell'ambito del trattato fra Italia e Francia firmato il 26 novembre 21, tutti i temi che riguardano clima, biodiversità, ambiente, che costituiscono, diciamo, un pilastro dell'agenda della presidenza italiana del G20 e che sono stati passati, oggetto di passaggio dell'attuale presidenza francese in Unione Europea. Quindi ci siamo trovati anche con un allineamento astrale particolarmente favorevole con il governo francese. Sono altresì molto contento di questa possibilità offerta dal Presidente di parlarvi dopo succintamente della questione energetica, perché non appare ufficialmente in collaborazioni bilaterali, come potete immaginare, perché non c'è nulla di bilaterale, però mai come in questo momento stiamo operando proprio con la Francia per cercare di, diciamo, mitigare un po' la situazione drammatica che tutti conoscete e la conseguente crisi energetica. Quindi questo, Presidente, lo farò alla fine della lettura di queste pagine. Allora, nel contesto di questo trattato, noi abbiamo dei ruoli di facilitatore, l'Italia ha avuto un ruolo di facilitatore, adesso è passato alla Francia, ruolo di facilitatore di processi europei ed internazionali su tematiche importanti come quelle che, diciamo, attengono in questo momento al Next Generation EU, transizione ecologica in campo internazionale ed europeo, e diciamo, trasformazione energetica dei paesi, soprattutto dei paesi ad alto sviluppo. In questo momento è cruciale il rafforzamento delle collaborazioni e del multilateralismo, ma certamente in questo momento specifico Italia e Francia stanno lavorando in maniera congiunta molto attivamente. Consideriamo che la metà delle emissioni climalteranti oggi deriva da estrazione e lavorazione di risorse, quindi c'è uno strettissimo legame tra circolarità e decarbonizzazione, e insieme alla Francia, nel contesto della transizione ecologica, ci sono tutta una serie di misure che stiamo sviluppando per ridurre l'impronta di greenhouse gas, quindi l'impronta carboniosa, e in generale l'impronta energetica e la water fingerprint, l'impronta idrica delle produzioni e dei consumi, sia in ambito urbano che in ambito industriale, e cercando di preservare al contempo capitale naturale e biodiversità. Ricordo a tutti che la restante parte di gas climalteranti proviene da settori energetici che sono hard to abate e ovviamente da trasporto, e anche lì, se ci pensate, c'è una collaborazione forte, perché anche il gruppo automotive, i gruppi automotive principali adesso vedono delle joint venture fra Italia e Francia. In questo ambito ampio va sottolineato un altro aspetto fondamentale, che è relativo ad ambiziosi obiettivi che riguardano la riduzione dei rifiuti di plastica ed in particolare l'eliminazione della dispersione in mare di plastiche e microplastiche. Vi dirò fra breve le misure inerenti all'hotspot mediterraneo, che è un hotspot di biodiversità fra i più grandi del mondo, che vede Francia e Italia impegnati in maniera congiunta e molto intensiva. Evidenzio anche nell'ambito delle cooperazioni sul Mediterraneo tutte le attività di cui vi parlerò fra breve sullo sviluppo sostenibile, e devo dire che queste sono molto allacciate e connesse al lavoro svolto dalla presidenza italiana del G20 sul ruolo di città sostenibili a basso impatto ecologico ed inclusive.
In tema di raccordo multilaterale, il trattato richiama anche l'opportunità di rafforzare la cooperazione nei fori multilaterali, nei fora multilaterali, a fronte di necessità di affrontare l'urgenza climatica, la crisi della biodiversità, in linea con le priorità che sono state portate avanti durante la presidenza italiana del G20. Abbiamo riscontrato una continuità totale e questo ovviamente favorisce nel medio termine le attività che sono state iniziate il precedente anno. In tema di cooperazione europea viene richiamata l'intenzione di organizzare consultazioni regolari sulle questioni di interesse comune tra le rispettive articolazioni di governo competenti. Questo attraverso la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc che già stanno in realtà lavorando per concordare posizioni comuni, in particolare per quanto riguarda la direttiva Fit for 55. Credo siate tutti informati che in questo momento sulla Fit for 55 c'è un lavoro in corso molto intenso sul fatto di estendere le quote ETS, per esempio al settore automotive e al settore del consumo energetico residenziale. Capite bene che questo è un tema importantissimo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale, perché corrisponde sostanzialmente a sistemi di tassazione e costi che possono essere sensibili per i cittadini. Sui trasporti le joint venture sono molto importanti, quindi stiamo lavorando con il governo francese nell'ambito della direttiva Fit for 55 con questi gruppi di lavoro ad hoc. Con riferimento all'articolo 5, che è la cooperazione economica, industriale e digitale del disegno di legge, sottolineiamo che il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione è tra gli obiettivi prioritari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia italiano che francese, ed ha assunto un ruolo primario anche all'interno dell'ampio processo di riorganizzazione del nostro Ministero della Transizione Ecologica. In particolare ci sono alcuni articoli del pacchetto articolo 5, coordinare il rilancio post-Covid concentrandosi sui settori strategici del trattato che fa riferimento specifico al tema degli accumulatori di energia. A questo riguardo mi piace sottolineare la particolare importanza dello sviluppo delle tecnologie per la realizzazione di batterie elettriche più performanti sia in termini di spazio occupato che di capacità, cioè quanti watt ora per ogni chilogrammo di peso hanno queste batterie, ai fini della transizione verso modelli di sviluppo e paradigmi industriali sostenibili sotto il profilo ambientale. Consentitemi una breve digressione su questo punto. Sia noi che la Francia siamo impegnati in una poderosa accelerazione delle rinnovabili. Le rinnovabili sono sorgenti, come sapete, non continue, non programmabili. È inutile promettere installazioni di 60, 70, 100 gigawatt se poi non abbiamo A, gli accumulatori, cioè quelle grosse macchine che consentono di accumulare l'energia prodotta quando c'è sole, c'è vento, ma non c'è domanda. B, quando non c'è una rete sufficientemente intelligente da poter gestire flussi non programmabili e discontinui. Il caso dell'Italia è ancora più delicato di quello della Francia perché siamo lunghi e stretti e se c'è sole e vento a sud ma la richiesta di energia momentanea è estremamente forte al nord, se non c'è una rete intelligente che gestisce i flussi e che peraltro gestisce gli accumuli, perché non è detto che la richiesta avvenga mentre c'è, non so, vento, diventa velletario pensare di cavarsela solo installando tanta rinnovabile. Quindi con la Francia, proprio nell'ambito europeo, stiamo discutendo anche di qual è il modello di rete intelligente, perché ricordatevi che poi tutto ciò avrà una proiezione europea in quanto le reti si dovranno parlare, perché qui si parla di interconnessione europea, no? Quindi se non abbiamo ciascuno di noi una rete intelligente che è poi in grado di parlare con le altre reti intelligenti, rimarremo delle isole elettriche isolate che non si parlano, e questo va proprio contro lo spirito, diciamo, di un mercato comune dell'energia, dell'elettricità. Per l'automotive ancora più semplice, a parte che il gruppo Stellantis è franco-italiano, sapete col PNRR è fatto partire una Gigafactory, ma i francesi sono ancora più avanti con Gigafactory molto grandi. È ovvio che la transizione alla mobilità elettrica senza batterie, come dire fare delle automobili senza motore, dobbiamo accelerare e su questo c'è una grande condivisione di intenti e anche di tecnologie. Di speciale rilevanza per il Dicastero della Transizione Ecologica è l'articolo 6 del trattato, che riguarda lo sviluppo sociale sostenibile ed inclusivo. Questo è dedicato ovviamente all'ambiente, ma anche all'empowerment femminile, allo sviluppo sostenibile, al Green Deal come concepito dalla Commissione europea, alla protezione del clima e alla decarbonizzazione. Questo articolo promuove la cooperazione bilaterale in diversi settori ambientali, con impegni globali sull'integrazione e la protezione climatica, con particolare attenzione alle riduzioni delle emissioni di CO2 e a quelli più specifici sulla tutela della regione mediterranea, che di per sé ha delle peculiarità rispetto al resto del contesto europeo.
Il 6.1, la componente 6.1 dell'articolo 6, riguarda il rafforzamento della cooperazione nei fori multilaterali a fronte dell'urgenza climatica e della crisi della biodiversità. Questo in tema di conservazione della biodiversità marina e costiera ed in particolare nell'ambito del processo di definizione del quadro globale per la biodiversità post 2020, che è una delle iniziative su cui sta puntando la presidenza francese in questo momento. In questo quadro Italia e Francia lavorano congiuntamente per ottenere un quadro ambizioso in termini di obiettivi, target e indicatori di monitoraggio per arrestare ed invertire la perdita di biodiversità e per valorizzare maggiormente la componente marina con un target più incisivo e concreto. Vi ricordo che il Mediterraneo, se non vado errato, ha il 18% di biodiversità, cioè una riserva che contiene il 18% della biodiversità globale, quindi è considerato un hotspot. E siccome il Mediterraneo è oggettivamente Italia, un pezzo di Francia, penisola iberica e poi i paesi che sono a est, noi siamo i paesi più grandi che hanno un po' la responsabilità di gestire questo approccio intelligente alla biodiversità dell'area marina. Entrambi i paesi sono impegnati insieme a grandi organismi internazionali per la biodiversità, Leaders Pledge for Nature, il quadro in cui abbiamo lavorato. Italia e Francia sono unite nella promozione di un accordo vincolante molto ambizioso sulla conservazione della biodiversità marina nelle aree marine al di fuori delle giurisdizioni nazionali. Questo è il cosiddetto Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction, BBNJ, e la sua tempestiva adozione. A tal riguardo l'Italia ha aderito alla High Ambition Coalition che è stata promossa dalla Francia nell'ambito del One Ocean Summit, concordando con la necessità di finalizzare l'accordo entro il 2030. Questa è una concreta risposta al raggiungimento del target 30 by 30 di superfici protette, no? L'idea di avere appunto aree 30x30 di superfici protette nel piano per l'anno 2030, 30 aree protette, 30% delle aree protette, sia sul piano terrestre che sul piano marino. L'iniziativa 30 by 30, il quadro globale per la biodiversità e l'accordo BBNJ sono stati tra gli obiettivi chiave anche della presidenza italiana G20 e hanno trovato quindi pieno supporto e continuità nella presidenza francese. Nell'ambito sempre dell'articolo 6, in particolare il 6.3, la cooperazione, c'è un'intenzione di estendere la cooperazione anche alla protezione delle acque superficiali e sotterranee. Questo è un elemento che va a livello internazionale, deve avere una visione assolutamente condivisa, allo scopo di sostenere e attuare gli strumenti multilaterali che sono relativi allo sviluppo sostenibile delle falde. In primo luogo l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente e del clima, nell'ambito degli accordi di Parigi ha sancito il primo seme di questa collaborazione europea sulla condivisione della protezione delle grandi riserve di acqua. Questa proposta trova un'ispirazione dal riconoscimento guidato dai principi e dagli ideali della Carta delle Nazioni Unite e della dichiarazione del nono forum mondiale sull'acqua che si è svolto pochi giorni fa a Dakar, fra il 21 e il 26 marzo. L'acqua è essenziale per le persone e per la natura. Le acque e gli ambienti acquatici in generale hanno un ruolo decisamente centrale nell'Agenda 2030 che dedica al tema due obiettivi specifici: Sustainable Development Goal, acqua e servizi igienico-sanitari, e poi il Sustainable Development Goal 14 che riguarda proprio gli oceani. Ce ne sono poi altri quattro che sono indirettamente collegati, che sono il 3 salute e benessere, il 5 vita sulla terra, il 12 consumo e produzione responsabili e il 13 lotta con il cambiamento climatico. Questi quattro SDG, Sustainable Development Goal, hanno una grossa componente che riguarda acqua e protezione delle riserve. A questo si aggiunge che la risorsa idrica riveste un ruolo cruciale nella risposta alle simultanee interconnesse crisi che stiamo attraversando: cambiamenti climatici, rischi per la salute, perdita di biodiversità, inquinamento di tutte le matrici ambientali e ovviamente irrigazione per il cibo, che è una delle forse più drammatiche emergenze emergenti. L'inserimento di questa previsione può contribuire a rafforzare gli impegni delle parti e a sostenere ed attuare gli strumenti multilaterali che sono relativi allo sviluppo sostenibile, in primo luogo nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente e del clima in ambito Accordo di Parigi. Questo articolo 6.3 che riguarda, come dicevo poc'anzi,
rafforzamento della cooperazione nei fori multilaterali a fronte dell'urgenza climatica e della crisi della biodiversità, è stato integrato con l'impegno a promuovere la protezione delle acque superficiali e sotterranee, con specifico riferimento anche al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva in tema di acque. Ora, so che può sembrare una lista un po' scoordinata di cose, però in realtà questo trattato, attraverso i suoi articoli, mette insieme impegni che non si erano mai parlati, diciamo, ed in particolare quest'ultima cosa che vi ho detto, cioè gli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva europea in tema di acque, l'impegno a promuovere la protezione di acque superficiali e sotterranee a livello internazionale, completano approcci che altrimenti sarebbero solo nazionali. Un altro articolo del trattato, il 6.4, diciamo, il comma 4 dell'articolo 6, è finalizzato a sostenere l'applicazione del Green Deal europeo ed in particolare il rafforzamento del mercato del carbonio europeo, il cosiddetto Emission Trading System, l'ETS, che includa un prezzo minimo del carbonio e l'istituzione entro il 1 gennaio del 2023 di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera che sia compatibile con le regole dell'OMC e che si basi su un sistema che rifletta il modello ETS globale europeo. Sostenere un adeguato allineamento degli obiettivi 2030 sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica con il nuovo obiettivo europeo di riduzione del 55% da qui al 2030 rispetto al 1990 rimane diciamo, l'indicatore essenziale che tutti i paesi europei stanno cercando di scegliere. Ora, come avevo detto poco fa, nell'ambito della discussione Fit for 55, proprio con la Francia si sta cercando di sviluppare un discorso comune sul fatto che le quote ETS relative ai sistemi di trasporto che emettono di più, quindi quelli, se volete, non di ultimissima generazione, non elettrici, non ibridi, non Euro 6, e le quote ETS relative all'inquinamento prodotto da residenzialità, quindi da case private che non hanno requisiti di risparmio energetico sufficientemente elevati, deve diventare un costo, quindi diventa qualcosa che in qualche maniera ha un prezzo. E su questo, come capite, ci sono argomenti particolarmente sensibili, perché i 27 in questo momento stanno dibattendo, devo dire, in maniera molto accesa. La nostra rappresentanza a Bruxelles sta lavorando molto attivamente su questi temi, che sono temi ovviamente un po' divisivi, no? Potete immaginare una nazione con un parco macchine vecchio non se la sente di farsi tassare per il costo ETS, perché non ha le risorse per cambiare il parco macchine, e questo diventa un aggravio di costi. Nazioni che invece hanno puntato molto sull'elettrificazione con un reddito pro capite molto alto spingono per questo tipo di diciamo, punizione dell'inquinamento, però si sta parlando di situazioni, di circostanze locali estremamente diverse. Ecco, Italia e Francia su questo stanno facendo un lavoro molto accurato e devo dire con un approccio diciamo simile. Dunque, i due paesi intendono inoltre stimolare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo in materia industriale per soluzioni energetiche sostenibili, pulite e sicure, ed in particolare nel quadro degli strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea. Evidenziamo che quanto menzionato sin qui è in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Italia in ambito energetico e può essere sviluppato facendo leva sulle sinergie offerte dai rispettivi piani PNRR francese e italiano. Su questo comunque vi dirò casomai dopo, quindi diciamo, vado avanti sulle altre questioni. Il quinto punto dell'articolo 6 è l'impegno a livello bilaterale per la preservazione delle risorse naturali. Entrambi i paesi, Italia e Francia, vantano un'esperienza pluriennale di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e delle aree protette, sia nel quadro di accordi e programmi regionali, sia sul piano transfrontaliero. Oltre alla forte cooperazione in mare, ad esempio con il santuario Pelagos per i mammiferi marini mediterraneo e l'accordo Ramoge per il coordinamento degli interventi di tutela in caso di sversamenti in mare, anche nel piano terrestre ci sono dei programmi che promuovono azioni di tutela, ricerca e valorizzazione. Questo è il caso per esempio del programma Uomo e Biosfera UNESCO e della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, che favorisce un patto territoriale per la crescita delle sue comunità attorno alla natura e ai valori ecosistemici, ponendo al centro la tutela delle aree protette. In questo ambito Italia e Francia condividono la riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso, riconosciuta ormai da quasi 10 anni, anche attraverso una dichiarazione congiunta fra i ministri dell'ambiente pro tempore. Vi sono poi ulteriori collaborazioni già promosse al fine di avviare percorsi comuni in ambito UNESCO, anche nel quadro dei geoparchi UNESCO e del patrimonio mondiale, che riguardano i parchi delle Alpi Marittime, delle Alpi Liguri e del Mercantour,
tra Piemonte, Liguria e la Provenza Alpi e Costa Azzurra, la cosiddetta PACA, l'area del Monte Bianco, le bocche di Bonifacio tra Corsica e Sardegna, ma anche il patrimonio forestale e le ulteriori componenti che entrambi i paesi intendono inserire all'interno del patrimonio dell'umanità, in particolare mi riferisco alle antiche faggete d'Europa. Quindi c'è un corposo portafoglio di iniziative, aree geografiche, eccetera, che riguardano a livello, diciamo, transfrontaliero Italia e Francia per quanto riguarda l'articolo 6.5. Penultimo, l'articolo 6.6 invece favorisce l'adattamento al riscaldamento climatico e la protezione alla biodiversità nelle Alpi. Questo richiama il tema della conservazione della biodiversità nei rilievi alpini e l'argomento è affrontato prevalentemente dall'Italia in qualità di presidente dell'Alpine Biodiversity Board della Convenzione delle Alpi, con le altre parti contraenti della Convenzione ed in particolare con la Francia, che diciamo, segue e supporta le attuali strategie nazionali sulla biodiversità che sono state consegnate alla Convenzione sulla diversità biologica. E diciamo, noi siamo, è chiaro a entrambi i paesi che la Convenzione internazionale sulla diversità biologica in realtà non ha ancora contemplato con un caso a sé la biodiversità alpina, cioè si limita ad essere una convenzione ombrello, ma Italia e Francia stanno insistendo perché l'arco alpino sia considerato un oggetto a sé, diciamo, quindi venga specificatamente inserita la biodiversità alpina in questa convenzione internazionale sulla diversità biologica. E quindi Italia e Francia stanno mettendo a punto un set di indicatori in grado di mettere in evidenza la specificità della biodiversità alpina e più in generale di queste montagne. Ovviamente si proporrà un finanziamento comunitario per il monitoraggio e la cartografia della biodiversità alpina e prealpina. Le iniziative italo-francesi UNESCO finalizzate o in progress ricalcano un collaudato schema di raccordo fra i due paesi, ad esempio quello dell'Espace Mont Blanc, che ha funzionato molto bene, per una sempre maggiore integrazione delle politiche ambientali locali, regionali, nazionali ed europee relative alle aree naturali protette, che riguarda anche le politiche di protezione transfrontaliera nel quadro della suddetta Convenzione delle Alpi e della strategia europea per la regione alpina. In questo ambito ci sono dei partenariati montani esistenti, sono forme di collaborazione volontaria tra aree montane che sono situate nella stessa catena montuosa o in catene montuose diverse. Poi c'è l'accordo di cooperazione rafforzata che sostiene e rafforza anche mettendo a sistema i gruppi europei di cooperazione territoriale, i cosiddetti GECT, che coinvolgono i due stati e le loro autorità regionali e locali con protocolli d'intesa già esistenti, come appunto lo spazio alpino comune, il protocollo transfrontaliero per i bacini idrografici nel fiume Roya. Quindi se ci pensate si tratta di un complesso di attività che vanno dal distretto locale ad accordi assolutamente nazionali, sia inseriti in ambito europeo che in ambito locale, che fanno capire come questi due paesi di fatto stanno procedendo in maniera unitaria nell'area di confine, in particolare la regione alpina, che è così importante dal punto di vista sia turistico che ambientale, oltre che essere ovviamente il punto di contatto geografico. Infine il 6.7, quindi il settimo comma dell'articolo 6, o se volete l'articolo 6.7, perché sono numerati in modo un po' diverso dai nostri, fare del Mediterraneo un mare pulito e sostenibile. In linea generale la cooperazione Italia-Francia in tema di conservazione e protezione dell'oceano e dei mari e della biodiversità marina e costiera si concretizza attraverso lo strumento di cooperazione regionale, in particolare quello della Convenzione di Barcellona del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP-MAP, cosiddetto, di cui entrambi i paesi, Italia e Francia, sono parti contraenti. Quindi diciamo la Convenzione di Barcellona, come ricorderete, è una grande convenzione ombrello e Francia e Italia sono i principali attori per la parte mediterranea. Tra le iniziative della Convenzione, che assumeranno una rilevanza chiave nei prossimi anni e sulla quale sarà necessaria la collaborazione Italia e Francia, rientrano la proposta di designazione dell'intero Mediterraneo come area ad emissione controllata di ossidi di zolfo. Questa è la direttiva MED-SOX-ECA, se trovate questi strani acronimi, e poi l'implementazione della nuova strategia di medio termine 2022-2027 della stessa convenzione. Alla 22esima COP, la COP22, in cui fu siglata la Convenzione di Barcellona nel 2021 in realtà, è stata adottata la decisione relativa alla designazione dell'intero Mediterraneo come area seca.
Ai sensi dell'annesso 4 del MARPOL 7378, che ha come oggetto la prevenzione dell'inquinamento delle navi nell'ambito dell'Organizzazione Marittima Internazionale, cosiddetta IMO, Italia e Francia si sono fatte promotrici di questa iniziativa e l'hanno accelerata dal 2019. La cooperazione fra i due paesi è cruciale in questi mesi al fine di assicurare il successo dell'intero processo, lavorando sia a livello bilaterale che nei fori rilevanti di competenza a partire dall'IMO stessa, per rafforzare e sviluppare il processo di consenso verso un Mediterraneo che insomma non sia inquinato da traffici navali importanti. Con riguardo al processo di definizione della nuova strategia di medio termine della Convenzione, Italia e Francia condividono specifici obiettivi relativi ad aree di azione comuni, come l'iniziativa Porti Verdi, che ricorderete è un'iniziativa anche del PNRR, no? Rendere i porti sostanzialmente a carbonizzazione nulla attraverso autonomia energetica e altre misure, e l'identificazione di misure volte alla decarbonizzazione e all'efficienza energetica di tutte le infrastrutture che insistono e che riguardano i porti, nell'ambito della macroarea di azione dedicata alla Blue Economy. Blue Economy è, diciamo, una delle linee di Next Generation EU, su cui poi partono tutte le iniziative mare dei vari programmi, dei vari PNRR europei. Ecco, su questo Italia e Francia hanno condiviso uno schema molto simile e in questo momento stanno dando inizio avvio ad un processo per la futura identificazione nel Mediterraneo di aree ad emissione controllata di azoto, che è un altro aspetto fondamentale, perché sapete che oltre alla plastica c'è anche la concentrazione di alcuni determinati composti nei mari. Nel corso degli incontri preparatori alla conferenza delle parti della Convenzione sulla biodiversità, che si sono appena conclusi, la cooperazione italo-francese si è concretizzata nella promozione di un target di protezione e gestione efficace del 30% dell'oceano, in coerenza con la strategia europea per la biodiversità 2030 e con l'obiettivo del trattato di proteggere il 30% della superficie marina con almeno un 10% soggetto a misure stringenti di protezione. Questa è la 30 by 30 di cui dicevo prima, e quindi diciamo Italia e Francia in questo momento stanno puntando in area mediterranea a prima possibile ad arrivare a 30 by 30. No? La cooperazione Italia-Francia sulla creazione di una Particularly Sensitive Sea Area, PSSA, no? Un'area particolarmente sensibile del mare, nel Mar Mediterraneo nord-occidentale, per la tutela dei cetacei, è partita da poco. A dicembre 21, ai margini dell'ottava conferenza delle parti dell'accordo Pelagos, di cui l'Italia ha attualmente la presidenza, è stato organizzato il secondo workshop internazionale del progetto PSSA nel Mediterraneo nord-occidentale, con l'obiettivo di delineare le possibili misure protettive associate da inserire nella proposta ed avviarne concretamente i lavori. Come ricordato al tavolo interministeriale, l'Italia ha presentato una bozza di roadmap, l'abbiamo chiamata Roadmap to IMO 2022, con la definizione delle modalità di lavoro e delle relative tempistiche al fine di rispettare la scadenza di settembre 2022 con la presenza del dossier all'IMO. La roadmap, contatta dalle parti interessate, ha previsto la costituzione di due gruppi di lavoro, uno tecnico per la definizione del perimetro e delle possibili misure associate a questa misura PSSA e uno dedicato alla governance dell'intero processo. Il 5 aprile del 22 si è tenuta la prima riunione dei gruppi di lavoro, durante la quale si è discussa la prima bozza della proposta di PSSA da presentare all'IMO. I suddetti obiettivi, Porti Verdi, 30 by 30, SOX, ECA, NECA, le varie cose che vi ho forse un po' noiosamente elencato, ma la lista diciamo è questa, si sono concretizzati insieme ad altri nei settori della lotta all'inquinamento da plastica, pesca sostenibile e lotta ad ogni pratica distruttiva o incentivo dannoso alla pesca, cambiamento climatico dell'area mediterranea, e i vari obiettivi sono stati riuniti nel piano di azione del Mediterraneo, mare esemplare entro il 2030. Questa è la, diciamo, ciò che Italia e Francia si impegnano a consegnare alla fine di questo percorso. Il piano predisposto dall'iniziativa francese, sull'iniziativa francese al quale l'Italia ha contribuito attivamente sin dall'inizio, intende rafforzare soprattutto a livello politico specifiche azioni per la tutela del Mediterraneo, sempre in sinergia ed in linea con gli obiettivi e programmi di lavoro delle maggiori organizzazioni regionali mediterranee come la Convenzione di Barcellona. In cooperazione con gli altri paesi mediterranei coinvolti, l'Italia intende infine garantire l'implementazione del suddetto piano con un particolare ruolo di guida nella macroarea di azione dedicata alla lotta all'inquinamento marino. Ora, fermo restando che vi lascerò mentre gli atti questo elenco di attività, io credo di poter fare un breve commento.
Noi ci siamo focalizzati sulle due cose che abbiamo in comune sostanzialmente, l'area alpina con tutti i temi di biodiversità e l'area, il Mediterraneo, che essendo un hotspot di biodiversità a livello mondiale ci riguarda, è un patrimonio da conservare, da proteggere, preservare, ci riguarda molto da vicino, insieme alla Spagna, questo in particolare, anch'essa molto attiva. Credo che dal punto di vista della transizione ecologica abbiamo allineato i rispettivi PNRR, abbiamo allineato la visione diciamo al 2030 sulle varie iniziative, abbiamo obiettivi assolutamente comuni, non ci sono cose diciamo che i paesi stanno facendo individualmente, quindi penso che mai come in questo momento l'Europa del Mediterraneo, almeno su questi temi, si possa considerare unita, e il ruolo guida di Italia e Francia nell'attività comune che è iniziata col G20 italiano e sta proseguendo molto bene con la presidenza francese sia diciamo molto promettente. Detto questo, se il Presidente mi conferma l'interesse, io vi aggiornerei sulla parte crisi energetica, energia. Ovviamente non ho uno scritto, sarà un po' più tecnica questa cosa, ma vi dico dove siamo. Allora, noi in questo momento abbiamo una priorità fondamentale, che è quella di rimpiazzare 29 miliardi di metri cubi di gas che fluiscono dal gasdotto russo ogni anno e che rappresentano circa il 40% del consumo nazionale, che ammonta intorno ai 70 miliardi. Allora, molto importante considerare due aspetti di questa vicenda. Allora, uno è che essendoci legati, come peraltro il resto d'Europa, così intimamente all'importazione dalla Russia, l'Europa importa 150 miliardi di tonnellate, quindi anche lì più del 40%, è chiaro che lo scoppio della guerra, la ormai manifesta inaffidabilità di questa partnership richiedono un cambiamento molto forte. Qui vorrei essere molto chiaro nel problema fondamentale. Non c'è una soluzione che ogni paese può gestire a modo suo, serve una risposta europea, è una risposta che va concertata. Dopodiché dobbiamo tener conto che i paesi partono da situazioni locali e circostanze locali completamente diverse. L'Italia ha 95% di gas importato, ne produce pochissimo di suo, di questo 95% circa la metà viene dalla Russia. Poi abbiamo su tutta l'energia primaria un terzo circa di energie rinnovabili. Quindi abbiamo un energy mix stretto, solo gas ed energie rinnovabili, e nella componente gas, che ora vale più di due terzi circa, siamo fortemente legati alla Russia. Questo è un momento, diciamo, questa è una debolezza del sistema italiano, che però ha una forza che, pur essendo legata a questo gas, noi siamo interconnessi a 5 gasdotti, 3 che vengono, 2 da sud e 1 da est, e 2 che vengono da nord. Quello del Tarvisio è quello, diciamo, che porta il gas russo, poi c'è quello del Passo di Gre che collega a nord Europa, mentre la parte sud è sostanzialmente Africa, Azerbaigian, eccetera. E poi abbiamo 3 facility di rigassificazione. Arriva il gas liquido, viene trasformato in gas e reintrodotto in tubazione. Il fatto di avere 5 autostrade, 5 gasdotti, ci facilita enormemente nella diversificazione, perché è chiaro che ogni gasdotto interessa una zona di diversi paesi, tipicamente Africa Ovest, e quindi è più semplice per noi, relativamente più semplice, andare a contrattare forniture che, diversificando, diciamo, a nessuno andremo a chiedere 30 miliardi in un colpo solo, ne chiederemo 5 qui, 3 lì, 4 lì, la somma sarà quella che ci serve e potremo gestire in futuro una diversificazione che nella somma ci deve dare più o meno quello che ci serve. Però nella gestione individuale dei rapporti, diciamo, è basata su rapporti meno unilaterali. Altri paesi hanno il vantaggio di avere un mix energetico più ampio. La Francia ha rinnovabile, gas, carbone e nucleare, la Germania ha carbone al 25%, 3 centrali nucleari, molto gas e molte rinnovabili. Questo, diciamo, è un vantaggio rispetto a noi, però, per esempio nel caso della Germania, tolto il gasdotto Nord Stream 1, non ne hanno un altro, perché il 2 è stato fermato e quindi devono basarsi essenzialmente sostanzialmente su quello russo in gasdotto e poi su GNL che viene trasformato, non avendo loro grandi centrali di trasformazione. Infatti avete sentito che la Germania in questo momento ha non solo allungato la vita del nucleare, che doveva chiudere, in 3 mesi è cambiato lo scenario, ma ha confermato che il suo 25% di produzione elettrica a carbone rimane tale.
Ovviamente tutti stiamo accelerando con le rinnovabili, è ovvio che questo è un momento in cui bisogna farlo, però non si riesce a fare in un mese, quindi bisogna correre alla contingenza. La Francia, che parte avvantaggiata con un 40% di energia elettrica nucleare, in questo momento però avete sentito, ieri comprava 3.000 euro a megawattora, perché su 10 centrali, o insomma certo nelle centrali, 6 erano diciamo in manutenzione non, o fuori uso, e quindi anche lì diciamo ci sono delle criticità, non essendo stati fatti investimenti nel tempo. Potrei fare una panoramica, insomma, la Spagna ha 35 miliardi di metri cubi di utilizzo di gas, vado a memoria, però ha capacità di rigassificazione per 100 miliardi e più, quindi ha più capacità di rigassificazione di quanto gas produce, il che è un asset per l'Europa, no? Però non è connessa a pipeline, perché la Francia non ha mai accordato la conduttura attraverso i Pirenei. Quindi in questo quadro molto vario, qualcuno parla di fare un gasdotto sottomarino, Spagna-Italia, avendo loro una grandissima capacità di rigassificazione che gli altri non hanno, potrebbero diventare terminal di arrivo del GNL e poi inserire il gas in questo nuovo gasdotto sottomarino. Le cose che vi sto dicendo sono solo una fotografia che però fa capire come difficilmente l'Europa possa avere il silver bullet energetico che risolve tutto. Bisogna trovare una forma di accomodamento. Bene. In questo abbiamo il TTF in Olanda, che è il mercato di scambio olandese, che diciamo, è un po' una caratteristica distorta di questo mercato, che loro non producono gas, però giocando in borsa, diciamo sui future, sui forward, eccetera, fanno scambi, un po' quello che è successo adesso, probabilmente anche il fatto che si era scommesso su un prezzo forward a lungo termine basso del gas, si erano vendute sulla carta in short, come si dice, no? Grandi quantità di gas, poi ci sono stati imprevisti, è scoppiata la guerra, a quel punto chi aveva venduto gas che non ha, basandosi solo sulle proiezioni, si è trovato che a quel punto l'impegno l'aveva preso, il gas lo doveva trovare. E quindi questo, se volete, ha alimentato ulteriormente un trend comunque in crescita del costo, che non era molto giustificato, perché se voi andate a guardare i metri cubi di gas al secondo che in questo momento fluiscono nei gasdotti, anche dalla Russia, sono uguali, se non leggermente superiori a quelli di un anno fa a quest'ora. Quindi non è che c'è meno gas e si può giustificare l'aumento di un fattore 8 del prezzo. Ci sono dinamiche di mercato, ovviamente, e anche un po' di speculazione. E questo, diciamo, ha generato tutta una serie di problemi. Ma torniamo al nostro problema attuale. Noi dobbiamo diversificare. Allora, in questo momento abbiamo quattro azioni in corso. La prima è ottimizzare la nostra capacità di produrre gas. I nostri rigassificatori sono tre. Vanno avanti al 60% del tempo, normalmente d'estate non producono, li manderemo avanti al 100% e produrranno 4-5 miliardi di metri cubi in più. Ottimizzeremo al massimo della capacità la TAP, un altro miliardo e mezzo in più. Stiamo lavorando per aumentare, ma da pozzi esistenti, non trivelliamo niente di nuovo, il gas che produciamo noi, da 3 miliardi, se va bene, arriviamo a 5, con diciamo trivelazioni esistenti. Quindi piccole ottimizzazioni su cose che abbiamo già. Stiamo siglando, ecco qui diciamo sarò contento di dare informazioni individualmente in commissione eccetera, ma non pubbliche, perché ci sono dei contratti internazionali in fase di costruzione, ma ovviamente per i parlamentari. Come? Sì, infatti. Non posso dare informazioni dirette, però sarò contento di darvele individualmente finché non avremo perfezionato. Cioè, no, come capite non c'è nulla di segreto, ma siccome ci sono dei grandi operatori da fare un contratto e non lo fa lo Stato X con lo Stato Y, non lo fanno gli operatori, allora io non posso dare troppi dettagli, ma ve li posso dare individualmente, finché non sono siglati. Però ci sono 7 Stati con cui noi stiamo trattando, con coperture che diciamo in tempi abbastanza rapidi ci copriranno il fabbisogno. Stiamo installando 2 nuovi rigassificatori. Avete sentito che abbiamo dato mandato a SNAM di prendere 2 rigassificatori. Il concetto ovviamente in questo momento sono galleggianti, non strutture permanenti, che devono fare all'incirca 5 miliardi di metri cubo ciascuno. Quindi io credo che se la nostra strategia, che è iniziata veramente in maniera proprio a T uguale zero, al primo istante della crisi, andrà in porto, noi già per la fine di quest'anno avremo una considerevole quota di gas che fluirà, riusciremo a fare gli stoccaggi, i 12 miliardi di metri cubi di stoccaggio che ci servono, e credo ragionevolmente in un tempo che va da 24 a 36 mesi da oggi dovremo essere indipendenti. Attenzione, perché non basta, questo è a gas costante dal punto di vista
delle nostre azioni, noi stiamo contestualmente accelerando sulle rinnovabili in maniera molto decisa, liberalizzazione sino a 200 kW, agrofotovoltaico, energy community, stiamo accelerando, abbiamo appena fatto il bando sulla circolarità, stiamo accelerando una serie di misure con tempi che non erano concepibili, diciamo non in momento di crisi, mettiamola giù così, e tutta la parte di biogas, synthetic fuel, semplificazioni ulteriori che in questi giorni stiamo elaborando e diciamo questa roba di cui stiamo, ho finito, un minuto e chiudo, questa roba sostanzialmente è un algoritmo molto semplice, adesso vado a memoria ma insomma un calcolo potete verificare se ogni 10 kWh che produciamo con un'energia pulita è un metro cubo in meno di gas, no? Cioè, se può essere, adesso non mi mettete in bocca, lo faccio a memoria, se volete lo ricalcolo un attimo, ma insomma è per darvi un'idea, è quantificabile. Più siamo bravi a mettere su forme di energia diversa, nuove, eccetera, più possiamo ridurre la nostra necessità di gas. Il messaggio importante che vi voglio dare è che se non c'è un'interruzione domani, se ci fosse domani avremmo 4 mesi estivi ragionalmente tranquilli e dovremmo fare un po' di salti mortali per gli stoccaggi, per prepararci all'inverno 22-23, diciamo, sostenibile. Se non ci sarà questa interruzione domani, ogni giorno guadagnato in qualche maniera ci permette di andare avanti con gli stoccaggi, noi dovremmo essere in grado di saltare questo periodo difficile senza entrare nemmeno in allerta e quindi avere insomma, in tempi ragionevolmente rapidi anche l'indipendenza energetica, almeno dalla Russia. Tutto rispettando il 55% di decarbonizzazione, almeno al momento. Grazie Presidente. Grazie anche di questo supplemento, è stato molto utile e credo apprezzato da tutti i membri della Commissione. Allora, abbiamo non tantissimo tempo perché il Ministro ha il question time, quindi in aula. Quindi chi desidera intervenire? Olgiati, prego. Sì, grazie Presidente. Sì, sarò breve. Grazie Presidente e grazie Ministro per l'interessantissima audizione. Io credo che la parte sul trattato del Quirinale, diciamo, ci sono dei grandissimi impegni, tutti molto condivisibili. Quello che conta, ne parlavamo anche ieri con il Ministro Giorgetti, è come poi vengono declinati questi impegni. Per cui sulla carta andiamo avanti con questo trattato perché è chiaramente una notizia positiva per il nostro Paese. Anzi, magari proviamo a stipularne anche con altri Paesi, tipo la Germania, che so che insomma c'è già un'interlocuzione. Quello che però, diciamo, la parte interessante, qua come il Presidente Fassino, non dovrei approfittare della sua presenza, ma lo faccio visto che è qua e non ho mai avuto occasione di farlo, sulla seconda parte, diciamo, della sua audizione. In particolare mi concentro su due domande molto rapide. La prima è il tema nucleare. Lei sa perfettamente la nostra posizione come Movimento 5 Stelle su questo tema. Quello che lei è stato interpellato molte volte in questo periodo ovviamente su questo tema e le sue risposte sono state a volte, io non le ho ben capite, diciamo altalenanti, a volte parla di rispetto dei referendum e quindi si va in una certa direzione, a volte parla di nucleare come futuro e quindi apre a questa possibilità. Vorrei capire qual è l'approccio del governo su questo tema. La seconda cosa è, in tutta l'audizione non ho sentito la parola idrogeno, che è una delle novità del PNRR, ci sono diversi miliardi per investimenti in progetti e sviluppo di questa tecnologia. Vorrei capire a che punto siamo su questo e se magari proprio anche con la Francia ci sono forme di collaborazione riallacciandosi al Trattato del Quirinale su questo tema. Grazie. Sì, un attimo, altri gruppi prima di altri gruppi politici. Del Rio. Sì, grazie Ministro, davvero interessante la sua relazione, anch'io per motivi di tempo taglio subito. La prima cosa che mi pare rilevante dalla sua relazione, che lei ha detto così in maniera veloce, ma è il fatto che noi abbiamo bisogno, visto che il fattore energetico è un fattore politico, è un fattore di geopolitica e di costruzione anche della nuova Europa, abbiamo bisogno che le reti intelligenti, i sistemi di accumulo siano veramente un investimento che non si fa solo a livello bilaterale, ma che coinvolga anche i paesi principali, diciamo i grandi paesi dell'Unione Europea. Quindi mi chiedevo se lo stesso ragionamento sulle reti intelligenti interconnesse, sul tema dei sistemi di accumulo a livello di ricerca, l'Italia sta, come dire, lavorando in questa direzione anche con gli altri paesi per riuscire ad avere una massa di impatto che sia comparabile, insomma, a quella delle grandi potenze in generale. L'altra questione
che mi pare di aver capito, ecco, dal suo ragionamento, ma questa non è una domanda, è una deduzione che lei mi può confermare o meno, è che lei mi sta dicendo, ci sta dicendo che il tema del gas è un tema rilevante che va sostituito certamente l'approvvigionamento della Russia con altre diversificazioni, con altre autostrade, come lei le ha chiamate, ma che però tutto questo lavoro che state facendo per compensare i miliardi di gas che non prenderemo più dalla Russia è un lavoro che non mette in secondo piano l'obiettivo primario, che è quello in realtà di andare verso appunto gli obiettivi di decarbonizzazione vera, quindi di investire in maniera decisiva sulla semplificazione delle rinnovabili, perché questo, come dire, l'importante è che da un punto di vista anche industriale dopo non si dica che gli investimenti che si stanno facendo oggi impediscono poi altri tipi, sappiamo come funziona, no? Quindi ci sono grandi investimenti oggi sul tema del gas, devono essere comunque sempre tenuti, diciamo, sotto controllo, nel senso che abbiamo bisogno di continuare invece a produrre maggiori sforzi sugli altri settori che possono anche dare all'Italia, credo, grandi soddisfazioni. Grazie. Grazie. Altri? Allora Berti, prego. Grazie. Io volevo soltanto aggiungere a quello che ha detto il collega Olgiati sulla seconda parte, cioè sul tema dell'installazione dei rigassificatori. Volevo chiedere cosa prevedeva il Ministero per, tra virgolette, compensare quelle aree, penso a Piombino, che hanno un problema di costruzione come industriale, perché chiaramente facendo fronte a esigenze di sicurezza nazionale si blocca però lo sviluppo portuale dovuto anche poi ai fondi del PNRR, quindi ci sono, diciamo, due obiettivi confliggenti che però per esigenze nazionali ricadono su un territorio e ne impediscono lo sviluppo industriale. Grazie. Grazie. Altri colleghi? No? Allora il Ministro. Grazie. Allora, rispondo prima all'onorevole collega del Movimento 5 Stelle. Sì, ok. Allora, sul nucleare, al netto di quello che può essere riferito, io non ho mai oscillato nemmeno di un centimetro. Approfitto oggi per dire, ripetere per la 18ª volta, spero rimanga scritto sulla pietra. Allora, c'è un referendum che ha detto che non si può fare, punto. Quindi io su questo non mi potrei mai permettere di dire il contrario. E quindi non si può fare. Ho aggiunto, da tecnico, che non farei, indipendentemente dal referendum, una centrale seconda e terza generazione, non avendo il paese una tradizione, degli impianti già esistenti. Iniziare oggi vorrebbe dire un mucchio di soldi, finire fra 10 anni, e fra 10 anni questa tecnologia sarebbe vecchia. In più abbiamo dato prova di non essere in grado di gestire lo scarto nucleare. Quindi per me, referendum o non referendum, non lo farei. Essendoci il referendum, francamente la discussione è oziosa, l'ho detto anche ai tempi della taxonomy. Detto questo, e non è la posizione del governo, è la posizione di Cingolani, perché il governo su questa cosa non ha discusso ancora, però è anche una posizione internazionalmente molto assodata, ci sono 14 paesi in Europa che hanno il nucleare, quindi non è che sono tutti matti. Io penso che dobbiamo essere molto franchi nel dire la verità. Allora, l'Italia in questo momento, dati 2021, ha una produzione di energia totale, cioè questo, diciamo, è la media in terawattora di benzina, qualunque cosa si muova, alimentata da un carburante, di 1954 terawattora, sono dati 21 ufficiali, circa 2000 terawattora. Noi di questi produciamo con rinnovabili 430 terawattora, che non è poco, cioè 25%, si deve fare molto meglio, perché non c'è dubbio che la decarbonizzazione al 55% 2030 non possa che essere fatta in questo modo, quindi ci dobbiamo sbrigare, c'è poco da dire. Ne produciamo 710-709 col gas e 640 con l'oil, questa è la parte di fossile che deve andare giù. Per fortuna sul carbone siamo stati bravini, perché sono 70 terawattora, quindi veramente il phase out l'abbiamo quasi finito, ok? Allora, nulla da discutere su questa cosa. Io discuto su un punto. Un paese da 2000 terawattora, secondo o terzo in Europa, con 60 milioni di abitanti, che probabilmente nel 2040-2050 avrà un PIL che sarà andato da 1600-1700 miliardi a 2000-2200 miliardi, se non ci sono catastrofi, non se la cava con la rinnovabile e non se la cava con i risparmi. Cioè, se l'equazione è risparmieremo così tanta energia, avremo così tanta rinnovabile, che potremo fare 2200 terawattora, sto mettendo un numero un po' più di oggi, 10% più di oggi, io credo che questo sia un po' velleitario. Allora noi dobbiamo pensare a 20-25 anni da ora a qualcos'altro. Io ci metto dentro risparmio energetico,
quanto vogliamo risparmiare? 20%? Poi dobbiamo fare dei modelli accurati, però pensiamoci. Circolarità, che sicuramente è una miniera, soprattutto dove l'Italia è molto avanti. Tutte le rinnovabili possibili e immaginabili, anche quelle che adesso non abbiamo nemmeno pensato. Probabilmente qualcosa ancora a gas di particolarmente energivoro nel 2040 servirà, se non avremo altre cose. E io penso che per fornire 2.200 terawattora, se elimineremo 700 terawattora di petrolio e almeno la metà di gas, quindi cioè la metà gas e petrolio, io dico che è un po' dura farcela con a tecnologia vigente, con quello che abbiamo. Allora, secondo me, oggi studiare reattori di quarta generazione, studiare vuol dire che nel 2025 uno dei primi verrà messo in funzione in Romania, pagato da Bill Gates, quindi non è roba lontanissima, sono motori di rompighiaccio, quindi cioè non è una centrale nucleare, è una cosa un po' più tranquilla. Sono autoestinguenti, sì, non fanno pochissimo waste radioattivo riciclabile e dopo 30 anni comunque si buttano perché sono a circolo chiuso, no? Sono costruiti in azienda e portati sul sito. È solo l'aggettivo nucleare quello che svia un po', però in realtà è una cosa molto più semplice. Questo potrebbe essere in certi luoghi utile, per esempio un distretto industriale. Allora, nella mia filosofia c'è un energy mix con molte possibilità, come ti ho detto sin dall'inizio, escludendo il modello centrale nucleare di oggi. Penso al 2050-2060 che noi oggi dovremmo investire molto sulla fusione, perché so che c'è anche una certa ironia. Sì, la fusione, ce lo dicono da tanti anni, non è mai arrivata, però non abbiamo mai seriamente investito sulla fusione. E oggettivamente, detto fra di noi, la fusione è un po' il produttore di energia naturale migliore che esista. Se noi non ci proviamo seriamente, come abbiamo fatto per il vaccino Covid, come abbiamo fatto per la digitalizzazione, cioè il transistor è stato scoperto nel 1957, ha vinto il Nobel nel 57. Oggi qua dentro io leggo internet, ti leggo i numeri perché ce l'avevo sul sito, no? Però sono passati 70 anni. Ora, credo che la fusione nucleare più o meno... Se oggi noi non investiamo quanto si è investito negli anni 60 e 70 sull'elettronica, non abbiamo il telefonino. Se oggi non facciamo lo stesso sul nucleare, la fusione, lo stesso. Allora, sono molto laico e non mi piace il nucleare vecchio, diciamo così. Per cui il mio messaggio non ho oscillato, ho detto c'è una legge, quindi non si dovrebbe nemmeno discutere. Cosa farei se non ci fosse? Cosa vorrei fare? Io poi più di scriverlo e lasciarlo a chi rimane, non posso. Però, spero che non sia considerata ambigua la mia risposta. Per l'idrogeno, perfettamente ragione, noi mettiamo 3 miliardi e 4, sono partiti i nostri bandi, con la Francia abbiamo già discusso alcune cose comuni anche in vista della mobilità, soprattutto mobilità pesante, treni, navi, insomma, c'è un discorso. Noi, la Francia e la Germania, mettiamo un pacchetto da 13-14 miliardi sull'idrogeno con i PNRR, quindi è certamente nella mappa. Colpa mia che facendovi, senza una traccia scritta, il mio assunto mi è sfuggito idrogeno, ma c'è tutto quello che c'è scritto nel piano. L'onorevole Del Rio, per quanto riguarda reti e ricerca anche in materia di energia, è un problema fondamentale perché lo spazio europeo dell'energia passerà attraverso l'interconnessione fisica. Noi oggi compriamo un po' di energia nucleare, anzi in questi giorni abbiamo venduta noi ai francesi, stiamo esportando gas, quindi l'interconnessione fisica è fondamentale. È evidente che una rete che non sia Terna Italia, ma sia l'equivalente di Terna Europa, per intenderci, dovrà avere componentistica che è stata sviluppata secondo criteri comuni, dovrà avere un layout, no? Un'ingegnerizzazione comune. Allora, questo parte intanto dallo sviluppo di sistemi ingegneristici condivisi, e anche di tecnologie che dovremmo condividere. Poi è chiaro, tu ti puoi fare la continuità o l'accumulo con i bacini idro messi artificiali a distanza, che poi usi anche per annaffiare per l'irrigazione agricola nella stagione secca, o la puoi fare con batterie, o la puoi fare con idrogeno, per esempio. Quindi noi dovremmo avere un menu di soluzioni che però dovranno essere messe in una rete europea. Quanto siamo lontani da questa cosa? In questo momento tanto. In questo momento abbiamo solo interconnessioni transfrontaliere, non abbiamo più di questo, però secondo me ora, proprio con la crisi energetica indotta dalla guerra russa, ci si è resi conto di quanto è grave questo problema. Io in questi giorni ho dovuto discutere i contratti di solidarietà, che un conto è farli con paesi piccoli, poco energivori, nel momento in cui hanno una crisi energetica tu gli puoi dare un po' di gas, un po' di elettricità, un conto è farlo con, prendete la Germania, no? C'ha
quasi 4.000 terawattora, circa il doppio di noi come consumo. Un contratto di solidarietà con un mostro energivoro come la Germania, con tutta la volontà lo facciamo, però poi non dobbiamo andare in crisi noi. Quindi questa è proprio parte del modello della rete europea che deve passare attraverso la solidarietà, fuori discussione su questo punto. 55% confermo, se non ci sono catastrofi, e speriamo di no per ben altre ragioni, nulla di quello che stiamo facendo è infrastrutturalmente irreversibile. Sì, andrà a RAB, andrà un po' in bolletta, perché vabbè, un po', però non, rispondo quindi alla seconda, anche all'ultima domanda sui rigassificatori e mi riallaccio anche alla tua. I rigassificatori che stiamo mettendo, se non sbaglio hai chiesto tu, no? Sono rigassificatori galleggianti, non infrastrutturati a terra. Perché è chiaro che se adesso noi iniziassimo a fare un grande rigassificatore che ti richiede 3-4 anni per la costruzione, poi rimane lì, ovviamente lo ammortizzi non lo so in quante decadi, è un discorso. Noi stiamo prendendo rigassificatori galleggianti di media taglia, 5 miliardi di metri cubi ciascuno, che vengono ormeggiati. Ora, in particolare su Piombino, posso anticipare che è stato, perché credo fosse quella la domanda, posso anticipare che l'accordo preliminare prevede che, siccome una di queste navi non può occupare un molo per 20 anni, perché chiaramente il porto ci perde, allora sarà ospitato per un periodo limitato, tipicamente 1-2 anni, il tempo di completare un po' più a largo il punto di innesco e di attacco alla tubazione. Sì, è un investimento, ma stiamo parlando di una frazione molto piccola rispetto al costo dell'affitto della nave o dell'acquisto della nave. Quindi, in modo da poter tenere queste cose galleggianti abbastanza lontane, non occupare spazio pregiato nel porto, e poi quando non servono più, le prime ad andarsene sono quelle. I gasdotti, casomai, con opportune modifiche, rimarranno in futuro per trasportare idrogeno o qualche altra cosa. Per cui credo che con un po' di buonsenso e diciamo anche di buona fede nel disegno del progetto, tutto è stato pensato per avere costi ridotti al minimo ed essere reversibile sulla scala della transizione ecologica, cioè diciamo 2030-32, poi si vedrà. Bene, credo che possiamo considerare esaurita l'audizione. Tra l'altro il ministro tra 2 minuti esatti deve essere in aula, quindi siamo puntualissimi.